AgriNewTech è uno spin-off accademico dell'Università degli Studi di Torino, i cui soci fondatori sono due professori ordinari e un giovane ricercatore dell'Università di Torino. Lo spin-off, in sintonia con il regolamento dell'Ateneo torinese, ha l'obiettivo di trasferire al mondo operativo i risultati di anni di ricerche svolte a livello internazionale da parte dei soci fondatori, offrendo ricadute commerciali all'innovazione tecnologica e scientifica, conseguente alle attività di ricerca condotte presso l'Università, in particolare presso il Centro di Competenza Agroinnova. L'Università di Torino, come un po' tutte le università in misura maggiore o minore in Italia, ha intrapreso questa strada della istituzione di queste micro aziende, perché all'inizio sono micro aziende, che possono fregiarsi del nome di spin-off universitari o accademici, a seconda che ci sia anche intervento o meno dei fondi da parte dell'università, per cercare di invogliare, aiutare e stimolare professori, ricercatori, tecnici a creare delle aziende che abbiano l'obiettivo di cercare di portare sul mercato i risultati della ricerca. Credendo nel ruolo multifunzionale dell'agricoltura moderna, l'azienda propone servizi e prodotti volti alla tutela delle risorse agroambientali, alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione di biomasse attraverso l'utilizzo di biotecnologie applicate all'ambiente e all'agricoltura. L'università in generale stimola i suoi ricercatori a completare le ricerche fino al punto di renderle commerciali. Non è certamente compito dei centri di ricerca commercializzare, portare direttamente agli utenti i risultati delle ricerche, questo lavoro lo devono fare proprio gli spin-off. Uno spin-off che avesse proprio il compito di attuare due tipi di attività, una che è quella di produrre commercialmente un prodotto che deriva dalle ricerche di Agroinnova condotte negli anni, che è un compost arricchito di microrganismi, e l'altro di sviluppare dei servizi alle imprese, ma servizi molto innovativi, perché il legame che c'è tra un centro di ricerca e uno spin-off fa sì che lo spin-off non sia mai un'azienda qualsiasi, ma sia un'azienda sempre continuamente legata attraverso un filo rosso, diciamo, o filo verde nel nostro caso, che resta a legare l'impresa al centro di ricerca, fornire dei servizi che siano sempre molto innovativi. La società è attiva soprattutto nel settore della difesa delle colture e nella valorizzazione di compost, biomasse e rifiuti per il loro ottimale impiego in agricoltura, avvalendosi di una selezione di microorganismi brevettati e di una metodologia di analisi all'avanguardia per la valutazione della qualità dei compost e substrati, collaborando con numerose PMI, le cui attività sono accompagnate dalla produzione di fanghi o residui di natura organica compostabili, nonché con aziende di compostaggio, terricciatori e aziende agricole.